Secondo lei si è lontani dalla verità? Si è fatto tanto, ma ancora si deve fare tanto. Non si è completata la ricerca. Ci sono ancora responsabili che devono essere individuati, per me. Lei immagina chi possano essere questi responsabili? Non è che io posso fare nomi, però altri responsabili ci sono. A parlare così è Giuseppe Costanza, l'autista che miracolosamente si salvò dal tritolo dell'attentato di Capaci che il 23 maggio del 1992 vide vittime il giudice Falcone e la sua scorta. Costanza ha scelto di non rimuovere la tragedia, ma di mettere a disposizione la sua toccante testimonianza, soprattutto dei giovani. Lo ha fatto anche oggi nell'ambito della mostra fotografica itinerante L'eredità di Falcone e Borsellino, che dopo essere state esposte al Parlamento europeo, alla Camera dei Deputati e in tanti istituti scolastici italiani, è stata inaugurata all'Aula Magna dell'Istituto Luigi di Savoia di Chieti. Curata dall'agenzia ANSA, la mostra aperta al pubblico dal 15 al 20 dicembre propone 200 scatti fotografici che raccontano alcuni dei momenti salienti della vita dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. All'inaugurazione presente l'ex vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, il procuratore generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila Pietro Mennini, la dirigente scolastica e appunto l'autista sopravvissuto alla strage di Capaci, Costanza. Sì, ritengo che i ragazzi oggi debbano essere informati di alcune verità che ancora ci sono zone d'ombra che devono essere chiarite. E io ne sono testimone e devono sapere, perché la verità va detta, anche se scomoda, perché io credo nel cambio generazionale e spero che la mafia con essi cessi. Credi ancora nello Stato? Io ho sempre creduto nello Stato e continuo a crederci, ecco perché lavoro, e io lavoro per lo Stato. Ha scritto un libro su questo poi? Ho scritto un libro perché, visto che nessuno mi ascoltava, ho dato voce alla penna. Si parte da più giovane, è importante farlo anche nella nostra regione, perché noi abbiamo bisogno di preservare il tessuto sociale, economico, produttivo di questa regione. La legalità nella nostra regione deve essere sempre più leva dello sviluppo, le istituzioni devono essere trasparenti, devono favorire la crescita e bisogna essere consapevoli che preservarci dalle infiltrazioni malavitose costituisce una priorità. Alla partecipata manifestazione di oggi con gli studenti anche l'esibizione di brani musicali del coro Selecchi.